Benvenuti su Riding Whale. Siamo al Castello Rosso di Costiglione di Saluzzo, una location meravigliosa, e siamo anche ospiti di un evento particolare che sostanzialmente descrive dei percorsi da fare in moto poco conosciuti che uniscono le Alpi al mare. Infatti arriveremo a Sanremo. Il caso vuole che questa esperienza la vivremo in sella a una moto che dovevamo testare, che molti di voi ci avevano chiesto. Infatti saremo a bordo di una Suzuki V-Strom 1000 e vi racconteremo come si comporterà. Ma lo faremo dopo la sigla. cm³, si passa dai 100 cavalli del vecchio modello ai 107, un bicilindrico a V di 90 gradi, è un look che richiama veramente al passato. Il motore ovviamente è un Euro 5 e in questa versione XT, direi scelta obbligatoria, debutta anche il cruise control di serie, ma ci sono anche un sacco di altre novità di carattere elettronico che danno a questa moto davvero un'idea di un mezzo che possa permetterci di avere quello che serve senza avere troppi fronzoli. Già, non ci sono riding mode, non ci sono sospensioni elettroniche, non c'è un display TFT a colori, però abbiamo a livello elettronico la possibilità di regolare delle mappature B base, A più cattiva, C più morbida, insieme a 4 livelli di controllo di trazione e 2 regolazioni di livello sull'ABS per i fuoristrada e per la strada. Anche se in effetti è come avere i riding mode, basta semplicemente combinare tutte queste regolazioni. Che sia una maxi lo si nota anche dal peso, 247 kg non sono pochi, ma vi anticipo che in movimento spariscono. Il serbatoio è da 20 litri, devo dire che però è molto stretto e questo agevola anche la seduta. La sella è dura ma comoda e, come avete notato, oggi sono orfano di Eleonora. Nella tenuta e nella presa dei piedi per terra devo dire che proprio grazie a questo cavallo stretto si tocca molto agevolmente. La sella è alta 85 cm da terra, si può anche alzare 87. Dicevamo del display, sì è vero non è a colori, ma devo dire che è ben leggibile e c'è tutto quello che serve. Il parabrezza inoltre è regolabile, non lo si può fare in movimento, lo si deve fare da fermo dalla parte anteriore della moto. Il cruise control che devo sperimentare perché è stranamente sul lato destro del manubrio, io sono sempre abituato a trovarlo sul lato sinistro, potrebbe questo renderlo non troppo pratico, ma lo verificheremo nella guida. È vero, non ci sono anche le sospensioni elettroniche, ma ci sono delle forcelle da 43 mm regolabili, così come il mono posteriore regolabile tramite un pomello. I dischi, la frenata, che tra l'altro Suzuki promette essere molto efficace perché distribuisce bene il peso tra l'anteriore e il posteriore, andando di fatto anche a influire sul comportamento delle sospensioni. Dicevamo, i dischi dei freni da 310 mm quelli anteriori, il disco posteriore da 260. Cerchio da 19 off-road davanti, il cerchio dietro da 17 con una gomma da 150. Dopo questa veloce carrellata sulle caratteristiche di questa moto, anche perché sennò mi lasciano qua perché mi fanno segno che bisogna partire, prima di farlo però devo portare avanti la classica prova sound. Non ci resta che provarla. Ci vediamo a Sanremo per i commenti dopo la guida. La moto è davvero facile da guidare, proprio godibile, anche per passeggiare. Filo di gas, non scalcia mai. Sono a 50 all'ora, in quarta riprendo, come vedete, senza particolari problemi. La moto la butto giù tenendo sempre la quarta, la riprendo pastosa. Il cambio è molto molto morbido, la mancanza del quick shift non si sente perché comunque è molto preciso. Andiamo più su verso quella che viene chiamata la via del sale. Sul misto stretto devo dire che si comporta benissimo, perché il fatto che sia pastoso il motore e salga su di giri anche con marce alte sicuramente aiuta, e perché il peso non si sente anche nelle curve strette, quindi diventa davvero agevole poterla guidare in stradine così. Anche in una strada dissestata come questa devo dire che le sospensioni lavorano molto bene. Ragazzi, ci sono 10 gradi, ma devo dire che nonostante abbia impunemente lasciato i guanti estivi, i paramani danno una protezione eccezionale.
torta di pugna. Del suo blog, del suo canale di testa. Sono anche iscritta, quindi sai già tutto. Grandissima! Siamo in cima a 2000 metri, ai piedi della Via del Sale, che arriva fino alla Costa Azzurra, c'è un po' di vento. E adesso scendiamo verso le Alpi Marittime. A dopo! In discesa devo dire che il freno motore non è invadente, dà la frenata giusta, non c'è bisogno di cambiare ogni volta. Vediamo un po' come si comporta in un misto un po' più veloce. In uscita di curva potete spalancare senza avere problemi, perché il controllo di trazione fa il suo dovere. Siamo fermi in una gelateria. Allora Fabrizio, che è la nostra guida, raccontaci un po' che cosa di particolare questa gelateria. Questa gelateria, che è una gelateria... C'è già il gelato tu, bravo. Una gelateria pasticceria all'interno dell'abbazia di Staffarda, del complesso dell'architettonico dell'abbazia, una meraviglia. Fa le paste di meliga, che sono una specialità della zona, uniche nel suo genere. Poi fa i biscotti lunghi che si chiamano i Paulin e poi fa i gelati artigianali e le mele, e le mele cotte. Vabbè, ho capito, adesso devo assaggiare tutto allora. Il gelato questo è all'arancia, bergamotto e fior di latte, è una cosa pazzesca. Fantastico, bene, oh ci va, da motociclisti si fanno queste cose. A dopo. Allora assaggiamo questa mela cotogna, cotta al forno, che buona. Sorbetto per meraviglioso, ma adesso si torna in moto. Cambia il panorama, ci avviciniamo al mare. Siamo arrivati al villaggio dei fiori. Adesso, prima di darvi commenti, visto che sta facendo sera sulla moto, volevo però dirvi che questo posto è magnifico e volevo condividerlo con voi. Guardate che meraviglia. Fantastico, vero? Vabbè, torniamo a lei. È stato un giro fantastico, la moto si è comportata benissimo e devo dire che mi ha impressionato e mi aspettavo molto meno, invece mi ha sorpreso. Di questa moto mi è piaciuta la filosofia. L'elettronica che manca sostanzialmente non serve, la moto è agile, frena bene, le sospensioni si comportano bene, il display, pur non essendo a colori, si legge benissimo. È una moto che tradisce la sua massa, il suo peso, perché davvero tra le curve è agilissima e non sembra nemmeno una maxi enduro. Se Eleonora, come sempre, avesse provato la sella, avrebbe detto che era un po' dura. In effetti lo è, ma lo è quanto basta per permetterci di essere in realtà comodi sui viaggi lunghi. Insomma, solo pregi? No, qualche difetto ce l'ha questa moto, a cominciare dal cavalletto laterale, che sostanzialmente non mi dà proprio la sensazione di essere molto molto sicuro nella presa. È vero che ha il cavalletto centrale che insieme al paramani, alla regolazione elettronica del controllo di trazione, alle prese USB, alla predisposizione per le borse, a tante cose da livrea, si trovano di 6 nella versione XT, versione che sostanzialmente mi sento di consigliarvi perché la base oggettivamente non ha senso. Parlando di prezzi arriviamo a quello che secondo me è un altro difetto, nel senso che i 14.590 della versione XT sicuramente li valgono, la versione base invece parte da 12.890, però considerando che con qualche cosa in più ci sono modelli che offrono molta elettronica, secondo me questo può creare qualche indecisione nel potenziale acquirente. Acquirente che sarebbe sicuro e modello che dominerebbe le classifiche di vendita se Suzuki avesse abbassato un po' più il listino. Si è ben inteso, il prezzo rimane comunque concorrenziale, per chi ha qualche dubbio può forse bloccare, ma chi invece, e ci sono diversi
nostri iscritti che seguono il canale, che mi hanno chiesto informazioni su questo modello, secondo me provandolo se ne innamorano sicuramente. Che dire, prima dei ringraziamenti volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere il mi piace se vi è piaciuta la prova, accendere la campanellina, fate tutte le domande sulle questioni che non vi abbiamo raccontato. Detto questo, ringraziamo Suzuki Italia che ci ha messo a disposizione questo mezzo, ringraziamo Fabrizio Bruno, una guida turistica fantastica che ci ha fatto scoprire delle strade meravigliose e sconosciute che collegano le Alpi al mare, e devo dire un giro che merita. Vi metto poi il link su come arrivare a questi itinerari. Ringraziamo sempre gli amici di Caber che ci seguono in ogni avventura. Direi che ho ringraziato tutti, saluto tutti, anche Eleonora, sono al mare, guarda che bello, stavolta dovevi venire anche tu. Ragazzi, ci vediamo presto, alla prossima, ciao! Oh,